combinante può essere presente 10 volte in quantità 10 volte maggiore. Ultimo esempio, i fenoli, anche qua per un valore di 1, invece in Spagna per una funzione residenziale ricreativa 70 volte maggiore, mentre per l'agricoltura e l'allevamento 7 volte maggiore. Anche qua dati che fanno abbastanza pensare. Ma passiamo al punto successivo, la caratterizzazione dei suoli, che è, come diciamo prima, tutta quella serie di analisi che si fanno successivamente al, come si è scoperto che c'è appunto un problema di inquinamento generico sull'aria, e tutta quella serie di analisi volte a verificare la quantità, la distribuzione all'interno dell'area, la profondità di tutti questi inquinanti, volta a fare una mappatura concettuale dell'area. Sono tutte analisi che riguardano caretaggi, prelievi a falda, cose del genere. Questo è chiaramente previsto in tutte e due le fasi ed è tutte e due le normative, scusate, ed è una fase molto importante per tutta quella di raccoglimento di dati, quindi quella che sarà poi propedeutica all'effettuazione della bonifica. Bonifica che vediamo nella vecchia normativa, come avevo detto prima, veniva fatta, cioè era prevista che valori dovevano tornare al di sotto delle tabelle. Per fare questo, come si faceva? Il metodo più consueto era quello di asportare il terreno a tutta la profondità a cui era interessato l'inquinamento. Questo chiaramente, oltre ad essere molto invasivo, un intervento molto invasivo, era molto costoso e molto dispendioso in termini di tempo. Con la nuova normativa c'è questo nuovo strumento che si chiama analisi di rischio, che non è volta all'eliminazione totale degli inquinanti, ma è volta all'eliminazione del rischio, il rischio che questi inquinanti potrebbero avere per un possibile fruitore dell'area. Questo perché è stato fatto? Chiaramente perché i metodi che si usavano prima erano troppo costosi e molte volte determinavano nulla di fatto, e secondo perché appunto era un metodo più moderno di affrontare appunto queste situazioni. Andiamo appunto a vedere cos'è più nello specifico. Come abbiamo detto, si attua tramite software, quindi è una cosa abbastanza complicata. Comunque mette a relazione l'inquinamento che è presente nelle matrici ambientali, che sono appunto aria, terra e acqua, in base alla destinazione d'uso del suolo, bisogna sapere cosa si farà sull'area nel futuro dopo la bonifica, e in base alle predisposizioni con quale si viene a contatto con gli inquinanti, che sono, come vedete, una l'inalazione, quindi aspirare qualche sostanza inquinante, il contatto termico con il proprio terreno, sostanze o comunque cose inquinate, e l'ingerimento, l'ingestione di terreno inquinato o comunque di particelle inquinate, insomma. Ora noi adesso farò delle considerazioni che comunque abbiamo fatto anche col comitato, con il quale abbiamo condiviso anche con l'amministrazione, sulle tre matrici ambientali che riguardano appunto l'aria e il gasometro. La prima è l'aria, e possiamo dire tranquillamente che tutti questi anni in cui sono fatte analisi sull'aria, che sono quasi una ventina d'anni, 15 anni, non sono mai state effettuate analisi sull'aria, quindi vuol dire che rischi, grossi rischi connessi all'aria non ce ne sono su quell'area. Quindi passiamo avanti. Il secondo è il suolo. Il suolo va diviso in due parti. Uno è il suolo profondo, che in Italia si può considerare dal primo metro di profondità in giù, e il suolo superficiale, quindi da zero, da quota zero a quota meno uno. Noi ci soffermeremo più sul suolo superficiale, perché il suolo profondo è più connesso a questioni che riguardano la falda, infatti è importante per capire se il suolo cede inquinanti in falda. Allora, il suolo superficiale si considera, internazionalmente si chiama topsoil, e sono considerati come i primi 20-30 cm di suolo. La normativa italiana, il 152 del 2006, definisce invece, in maniera forse troppo eccessiva, come suolo superficiale il primo metro di suolo, quindi da 0 a meno 1. Però, tuttavia, non impedisce che si possano fare analisi scomponendo questo primo metro, quindi analizzare i primi 10, i primi 15, si può fare un po' quello che vuole, nessuno lo vieta. Il suolo superficiale è importante perché è responsabile delle due principali rischi di contaminazione, che sono il contatto termico, quindi se uno
so, sdraiandosi per terra sul suolo inquinato, può avere delle irritazioni, comunque dei problemi legati all'inquinamento. E uno è l'ingestione di suolo, che è abbastanza difficile da parte di soggetti adulti, ma io credo anche abbastanza difficile per i bambini. Allora, facciamo delle considerazioni sull'area di Bovisa. Come avete visto, l'area è piena zeppa di alberi, alberi molto grandi, alberi sono lì da più di 20 anni. Ogni anno, cosa succede? Nei cicli stagionali, gli alberi perdono le foglie, poi si accumulano e creano un strato di humus che è frutto della decomposizione vegetale. Questo strato, in 20 anni di inattività dell'area, per cui abbiamo 20 anni dal 94, quando anno di chiusura definitiva dell'officina del gas, quindi 20 anni di attività si è formato sicuramente questo strato. Strato che chiaramente è il terreno pulito, terreno vegetale pulito, e quindi per un'ipotetica funzione di verde pubblico, in queste zone dove si è formato questo humus, che ha coperto appunto l'estremo strato inquinato di terreno, già i primi due rischi potrebbero non esistere, quindi già probabilmente in quelle parti il suolo potrebbe anche non essere inquinato, cioè il suolo superficiale potrebbe non essere inquinato, quindi non necessitare per forza di bonifica. Chiaramente queste cose noi le abbiamo tutte fatte presente alla conferenza dei servizi, che è diciamo, l'organo nel quale si riuniscono tutti gli aventi interessi sull'area, che sono il Comune di Milano, A2A, Politecnico e tutti gli altri enti come ARPA, MM che fanno le bonifiche. Altra cosa che va detto è che nel caso delle aree appunto in cui si sia formato questo humus, perché magari sono prati, quindi non cadono foglie, basterebbe verificare se nel suolo profondo, in cui magari sono presenti inquinanti, che però non finiscono in falda, basterebbe asportare i primi 20-30 cm di suolo inquinato, sostituirli con altrettanti 20-30 cm di suolo pulito, e anche in questo modo si eviterebbero i rischi di cui abbiamo parlato prima, quindi di ingestione e di contatto elettrico, con una notevole riduzione dei costi di bonifica, dei tempi di bonifica e chiaramente la salvaguardia del patrimonio arboreo, come avete visto è favoloso e fantastico. Ripeto, tutte queste cose il Comitato della Goccia le ha proposte all'amministrazione, a chi fa le bonifiche, si occupa di queste cose, e puntualmente queste cose, queste richieste sono state rifiutate senza dare spiegazioni. Passiamo alla falda. Allora, la situazione sulla falda è che le analisi che sono state compiute, a nostro modo di vedere, sono incomplete. Perché? Quando si analizza la falda si prende, sono dei prelievi dei pozzi che sono piazzati in molti posti dell'area, un po' su tutta l'area. Il problema è questo: poniamo caso che noi abbiamo due pozzi, come potete vedere nell'immagine, che sono i due puntini rossi, uno a monte dell'area e uno a valle dell'area. Uno cosa pensa? Per capire se l'area cede tutti gli inquinanti, quindi se il terreno cede gli inquinanti in falda, basterebbe analizzare l'acqua a monte, che teoricamente terrebbe pulita comunque priva degli inquinanti presenti storicamente su quest'area, fare un prelievo a monte, calcolare il tempo di percorrenza dell'acqua di falda sotterranea e si capirebbe se quest'area cede o no inquinanti. Ecco, questa cosa non è mai stata fatta. Sono stati dei prelievi sincronici, cioè che ogni giorno, in un giorno magari si prendevano i valori sia a monte che a valle, quindi praticamente non ha senso, cioè non si ottiene niente, si ottiene solo capire com'è l'acqua in quel determinato punto. Quindi la velocità di scorrimento della falda non è stata considerata e soprattutto non sono state considerate le condizioni meteorologiche, perché voi capirete che se io faccio un prelievo in un pozzo dopo una settimana che ha piovuto o dopo un mese che non ha piovuto, qualcosa cambia, perché piovendo c'è una probabilità che gli inquinanti possono cadere, cioè possono percolare in falda, e quindi si capisce già un po' di più cosa, che meccanismi potrebbero ancora mettere. Anche tutte queste cose proposte alla conferenza dei servizi, posto comunque l'eliminazione di questi difetti, anche in questo caso non siamo stati ascoltati. C'è inoltre da dire che i risultati delle analisi che abbiamo chiesto all'ufficio bonifiche del Comune di Milano sembrano appunto confermare, comunque andare incontro alla nostra tesi, ovvero la falda ha degli inquinanti, ma degli inquinanti già da prima di arrivare in Bovisa.
Windsor Vale, che la fa da, diciamo, il senso di scorrimento della freccia blu, quindi arriva dal nord-ovest, che è già inquinata. Inquinata principalmente di sostanze che sono solventi clorurati, quindi a base di cloro, perché le industrie dal nord scaricano tutto quanto e poi perforano tutta la falda, quindi tutta l'area della falda di Milano circa questi problemi. Gli inquinanti che sono presenti sull'area sono tutt'al più idrocarburi, benzene, arsenico, cose del genere, comunque sostanze che erano legate alla lavorazione dentro quelle industrie. Di questi inquinanti sono presenti in pochi punti, ben isolati e in modo sporadico, quindi neanche in modo continuo. Quindi non si capisce perché ci sia questo volere appunto dell'amministrazione di scavare, utilizzare comunque di bonifica invasivi. Adesso vedremo anche come. Ripeto che in tutti questi due anni di attività il comitato ha cercato di stabilire un contatto, un dialogo costruttivo con l'amministrazione, quindi cercano di proporre a sua volta comunque di avere un confronto, se non altro di provare a verificare se quello che dicevamo potesse essere giusto o comunque se potesse avere un'alternativa al loro modo di pensare. Questa cosa non è mai stata ascoltata. Noi comunque proseguiremo in questa azione perché, come è noto, noi cerchiamo di proporre un'alternativa alla bonifica invasiva che comporterebbe anche l'abbassamento dei costi di bonifica e chiaramente quello che vogliamo poi è la salvaguardia del patrimonio arboreo che è presente nell'area. La situazione